Così vuoi andare a Stanford? Sì, ho preso quasi il massimo al test attitudinale. Sei una brava studentessa, Sierra. Come ti presenti? Come dice? Sierra Burgess è... spirito. Come sei stata, Salvatore? Era in testa. Sfigata. Sierra Burgess è una sfigata. Tu sei una bestia magnifica. Ma ti sei mai sentito come un adolescente non ossessionata dal suo aspetto? Oh, scusa! Chissà com'è la vita per gli emarginati. Spostati, Frodo. Veronica, Frodo è del Signore degli Anelli. Ti riferivi a Quasimodo, il gobbo di Notre Dame? Intendevo che se ti guardo mi viene voglia di cavarmi gli occhi. Chi sei? Ho conosciuto un ragazzo. Mi ha scritto. So che crede che io sia un'altra persona. Si chiama Avis Scamentolaine e credo sia illegale. Non può essere. Cavolo. Cioè, Veronica, Veronica. È così che lui mi immagina? Tra tutti i miliardi di numeri al mondo ha scritto al mio. Ricordati che devi dirgli la verità. Sono le mie parole. Si sta innamorando di me. Non sei solo un atleta sexy. Sono sexy per te? No. Ti andrebbe di uscire con me? Sì. So che hai dato il mio numero a un ragazzo. E allora? Possiamo aiutarci a vicenda. Ho bisogno che tu mi faccia un favore. Sei sicura che funzionerà? No. Santo cielo. Adesso rispondo. Ehi. Ehi. Cosa hai fatto oggi? Sai, credo che ci sia qualche problema di connessione. Mi dispiace. Forse è meglio riprovarci un'altra volta? Sì, certo. Cosa? Non ci credo. Ha funzionato davvero? Io potrò mai piacerti. Tu sei esattamente il mio tipo. E andiamo! Hai idea di cosa significhi essere un adolescente e avere questo aspetto? Sai cos'è più difficile per uno scrittore? Il rendersi così vulnerabile. Gli devo la verità comunque vada. Non sono pronta. Io non ti riconosco più. Aspetta, la tua voce. Siete veramente crudeli. Non è così male. È terrificante crescere nella tua ombra. Io non so cosa sono.